L'America di Kafka, scritta con la K, con Max Malatesta e Lala Esposito, ha segnato l'inizio della mia collaborazione con il grande regista Maurizio Scaparro. Il lavoro, prodotto dal Teatro Eliseo di Roma, andò in scena nel febbraio del 2000 e rimase in tournée fino al 2003, per essere poi ripreso nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Durante lo spettacolo suonavo il piano e dirigevo il piccolo ensemble. Inoltre curai le elaborazioni musicali di ispirazione Yiddish e di jazz e composi anche parte delle musiche. La vicenda, ambientata nel primo decennio del Novecento, ruota tutta intorno al protagonista, Carl Rossmann, un giovane tedesco emigrato negli Stati Uniti per volontà dei genitori, destinato a perdersi nel mezzo delle grandi distese del Nuovo Mondo. Una storia che, a ripensarci, ancora oggi mi commuove e mi turba. Ma cosa c'entra l'America con la carbonara? C'entra. E come? Pensate che un brano del 1928 di Jelly Roll Morton si intitola Ham and Eggs, la classica colazione americana anglosassone, e dal momento che stiamo parlando di un piatto davvero singolare, vale la pena cercare di tracciarne a grandi linee la storia. Vi auguro buon viaggio. Tanto per cominciare, scrolliamoci di dosso la leggenda che fa derivare la carbonara dall'alimentazione dei pastori dell'Appennino centrale e che partivano all'alba col gregge o andavano a fare il carbone. La prima ricetta fu pubblicata nel 1952, e non a Roma, ma in America, in una guida illustrata dei ristoranti di un distretto di Chicago, uno dei quali, l'Armando's, serviva la carbonara ai suoi clienti. Uova, parmigiano e pancetta, i primi ingredienti di allora, ma tenetevi forte. Nel 54 una rivista americana, la Harper's Bazaar, pubblica una variante con uova, parmigiano e vongole tritate. La cucina italiana, nell'agosto dello stesso anno, pubblica per la prima volta la ricetta della carbonara. Gli ingredienti? Spaghetti, uova, sale, pepe, pancetta, gruviera e uno spicchio d'aglio. L'anno dopo una guida newyorkese la nomina addirittura tra le specialità siciliane. I famosi spaghetti alla carbonara siciliani. Il guanciale fa la sua grande apparizione per la prima volta nel 57 in un'altra guida turistica americana, ma solo come alternativa a pancetta e prosciutto. Sempre in America, nel 58, in un'altra rivista, appare la ricetta della carbonara come viene servita al ristorante I Tre Scalini a Roma, in Piazza Navona. Gli ingredienti sono bacon, prosciutto crudo, funghi saltati nel burro, uova e pecorino, ma solo se manca il parmigiano. All'estero ancora oggi viene servita come mushroom carbonara. A questo punto potremmo dire che la carbonara è tanto americana quanto italiana. D'altronde l'accoppiata uova e bacon è roba loro. A Roma si narra che nel 1950 Oliver Hardy, il mitico Ollio, mangiò 5 piatti di carbonara in un solo pranzo. Ma prima di arrivare alla versione ufficiale a base di soli tuorli, guanciale e pecorino romano, ci sarà tutto un susseguirsi di ricette, più o meno fantasiose. Carnacina, ad esempio, prevede il solo guanciale, ma è il primo ad aggiungere la panna come elegante. Gualtiero Marchesi poi rincara la dose arrivando a un quarto di litro di panna su 320 grammi di spaghetti. Ma vi rendete conto? Adaboni aggiunge burro, parmigiano, cipolla, prezzemolo e vino bianco secco. Oggi diremmo non chiamatela carbonara. Riguardo all'origine del nome carbonara, è inutile addentrarsi nell'argomento, è un mistero ancora tutto da risolvere. Del resto stiamo parlando di una delle ricette più apprezzate della cucina romanesca e a questo punto direi internazionale. Oggi la preparerò per voi. Siete pronti? Incominciamo! Per 4 porzioni di pasta alla carbonara avremo bisogno dei seguenti ingredienti. 400 g di spaghetti o anche pasta corta tipo rigatoni o mezze maniche. 150 g di guanciale privato della cotenna, 150 g di pecorino romano a buccia nera grattugiato al momento, 5 tuorli e un uovo intero, 20 g di pepe nero in grani, un cucchiaino di amido di frumento o di maizena, che è facoltativo, sale grosso quanto basta. Ma prima di cominciare, ancora qualche piccola raccomandazione.
Il procedimento che vi indicherò in questo video è una personale interpretazione della ricetta originale ed è l'unico che prevede la pastorizzazione dei tuorli crudi. Per questo l'ho intitolata Carbonara del Musicuoco. Mi raccomando, scegliete gli ingredienti con la massima cura. Comunemente si usano gli spaghetti, ma esiste anche una versione che prevede la pasta corta, in genere tortiglioni, mezze maniche o rigatoni. Il pecorino deve essere ben stagionato, rigorosamente a buccia nera e provenire dalle campagne laziali, possibilmente grattugiato al momento. In alcune osterie romane del Lazio ancora oggi si usa smezzarlo con del parmigiano in una percentuale che non va oltre il 50% allo scopo di rendere il sapore meno aggressivo. Non è canonico, ma costituisce una variante non trascurabile con una tradizione, come abbiamo visto, ben consolidata. Il guanciale, poi, da non confondersi mai con la pancetta, men che meno quella affumicata, deve provenire preferibilmente da Amatrice o dalle campagne laziali. Le uova devono essere freschissime e possibilmente a pasta gialla. Io qui utilizzo 5 tuorli e un uovo intero per 4 porzioni, ma la quantità è variabile, dipende dalla grandezza delle uova. Infine, il pepe nero, a grani interi, va macinato grossolanamente e poi tostato in padella per un po', fino a sprigionare tutto il suo aroma. E ora finalmente mettiamoci al lavoro. In una pentola metto a scaldare l'acqua con poco sale grosso, considerando che il pecorino romano è già salato. Nel frattempo faccio tostare il pepe nero su un pentolino, muovendolo un po' sulla fiamma per distribuire meglio il calore. Taglio poi il guanciale a listerelle di un centimetro circa. Alcuni fanno dei quadretti, altri preferiscono tagli più irregolari. In una larga padella, dove farò saltare la pasta, metto a sudare il guanciale fino a raggiungere un giusto grado di croccantezza, non eccessiva. Attenzione a non superare questo limite, poiché il guanciale tende a cuocere anche fuori dalla padella e potrebbe risultare alla fine troppo duro e bruciacchiato. Una volta raggiunta la cottura ideale, lo separo dal grasso e lo conservo a parte. Per finire, unisco un po' del pepe precedentemente tostato. In una ciotola capiente, al pecorino romano grattugiato, non freddo di frigorifero, unisco un cucchiaino di amido di frumento e il restante pepe tostato. Do una breve mescolata, poi unisco le uova e continuo a mescolare. E qui viene il bello. Procedo alla pastorizzazione dei tuorli versando il grasso del guanciale bollente, mescolando ancora fino a ottenere una crema piuttosto densa. Nel frattempo, raggiunto il bollore, metto a lessare gli spaghetti in pentola, giusto il tempo di ammorbidirsi. Dopodiché li riverso nella padella insaporita dal grasso del guanciale, aggiungendo poco alla volta l'acqua di cottura. Alla fine la pasta dovrà risultare al dente e piuttosto fluida, avvolta dalla cremina del proprio amido. Spengo il fuoco. Sul piano di lavoro rovescio la pasta sulla ciotola contenente la crema all'uovo e pecorino. Unisco parte del guanciale e mescolo molto delicatamente. Procedo quindi all'impiattamento. Il resto del guanciale servirà per la decorazione, insieme a una spolverata di pecorino e pepe, come si dice in questi casi, a sentimento. E la nostra carbonara è servita. Un piatto giovane, ricco, fantasioso e invitante, cremoso al punto giusto.
un banco di prova per ogni aspirante gourmet, un piatto americano nato in Italia che a buona ragione potrebbe intitolarsi vacanze romane, quasi a costituire un ponte gastronomico tra le due sponde dell'Atlantico. Gli spaghetti alla carbonara, dagli anni 50 ad oggi, hanno conquistato i palati di tutto il mondo. Probabilmente non c'entrano i pastori, i carbonari, l'abbondanza di pepe del condimento, fino ad annerire il piatto. Addirittura la carboneria a giustificare il nome di questa sontuosa preparazione. Forse si dovrà risalire allo sbarco degli alleati nel 1944. Uova e bacon sotto forma di razioni alimentari dei militari statunitensi che abbracciano un'italianissima cacio e pepe. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella e iscrivetevi al mio canale. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.